Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra TV in diretta, siamo qui per parlare delle elezioni statunitensi, elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America. È collegato con noi via telefono da St. Paul nel Minnesota Gianpaolo Pioli del Quotidiano Nazionale. Buongiorno Gianpaolo. Buongiorno a voi. Ecco, diciamo che la convention si è conclusa con il discorso attesissimo di McCain, con il riferimento fatto dal leader repubblicano alle sue cicatrici di guerra, al suo passato e naturalmente alla voglia di portare avanti l'America con un taglio decisamente diverso da quello di Obama. Che impressione ti ha fatto il discorso di McCain? È stato un discorso molto sentito, molto sofferto anche da parte sua, dove per la prima volta lui ha rivelato questi episodi della prigionia che ha sempre considerato un fatto privato e riservato. È emerso un McCain eroe, un McCain di estremo coraggio, ma che nessuno ha mai dubitato. È l'uomo sicuramente che in guerra ha tenuto più alta la bandiera americana di tutti i deputati o senatori viventi che si ricordino, e sicuramente più di John Kerry, che anche lui è stato un eroe del Vietnam. Rimane però il fatto, e questa era l'incertezza alla fine del suo lungo discorso, quasi un'ora, se questo grande eroe della guerra e quindi come è un eroe del passato è in grado ancora a 72 anni di portare l'America e transitarla verso il futuro. Deve compiere un'azione molto difficile, e cioè dimostrare che lui è un uomo del cambiamento, che lui non è mai stato allineato con i repubblicani ma è un maverick, un cane sciolto, e insieme a questo fenomeno della Sarah Palin, che lui ha scoperto in Alaska pescando da sconosciuta governatrice per proiettarla alla vicepresidenza del suo ticket elettorale, riusciranno a tenere legato non solo il pubblico repubblicano ma anche questa massa di indipendenti che sono il 12%, 13% del elettorato americano, che sono loro a fare la differenza il 4 novembre quando ci saranno le elezioni. Ecco. Se mi chiedete... Ti volevo Gianpaolo, chiedere qualche cosa proprio in particolare del fenomeno Sarah Palin, definita la pitbull col rossetto, ma al di là delle etichette è parso che l'efficacia del suo discorso, fatta la sera prima, la notte prima rispetto a McCain, sia stata decisamente superiore, abbia lasciato il segno anche in fondo in quelli che sono stati un po' i sondaggi in vista delle presidenziali. Sì, il segno non per le cose che ha detto sui programmi, perché non ne ha detti, ma per il tono e soprattutto per il tipo di bersaglio che lei è andata a colpire. La Palin col sorrisino, con questa determinazione da supermamma, eccetera, ma soprattutto con la sua grande semplicità ed efficacia di linguaggio, è andata a parlare a quelle donne che non hanno fatto l'università, che sono casalinghe, che vivono in questa America minore, in queste piccole città di cui lei è stata sindaco, che costituiscono però un fortissimo tessuto non solo dell'elettorato americano ma soprattutto dell'elettorato repubblicano. Ha animato queste realtà, si è connessa, diciamo, con la gente anche non solo nell'arena di St. Paul ma anche fuori, con chi ascoltava in televisione, e tutti adesso valutano questo fenomeno e questa donna in politica, 44 anni, determinata, eccetera. Che cosa manca però? Questo è l'effetto emotivo di una grande serata per lei, che l'ha fatta diventare una rockstar. Rimane la sostanza. Fino ad ora non ha mai parlato con i giornalisti, non ha mai affrontato un dibattito con i suoi avversari politici, quindi rimane un grande mistero. È un mistero che però i repubblicani coltivano molto astutamente. Lei adesso, oggi, è già in giro in Wisconsin con McCain, hanno preso l'aereo nella notte appena dopo il discorso, per andare a parlare a queste comunità rurali, ai lavoratori, che non sono stati molto generosi con Obama durante le primarie perché si sono più riversati su Hillary Clinton, sperando di creare in questi stati in bilico, in questi stati indecisi, quella differenza che in genere aiutò moltissimo Reagan, e a quel punto vennero definiti i famosi Reagan Democrat, cioè sì, personaggi che avevano votato per i democratici ma che erano più inclini a tenere un presidente
di sicuro brillante e che dava serenità al paese come Reagan. Al confronto le famose cicatrici di McCain contro la novità di Obama, il fattore non trascurabile che comunque rimanga un presidente, il primo presidente candidato alla presidenza afroamericano, potrebbero fare la differenza e la Palin potrebbe diventare l'asso nella manica di McCain a novembre. Le distanze tra di loro rimangono 6 punti, 7 punti, ma alcuni sondaggi li danno molto più avvicinati a 2 punti, quindi la corsa è ancora apertissima. Da adesso in avanti si parlerà di scelte, di programmi e di decisioni e di tasse, quindi sarà un discorso di sostanza. Su questo la Palin deve ancora prepararsi molto e i democratici pensano di trarre qualche vantaggio. Certo, ora si va finalmente sul concreto e vedremo appunto sul piano, diciamo, economico, come sempre determinante per le sorti del paese, chi saprà fare meglio o quantomeno promettere meglio. Seguiremo ancora le elezioni americane insieme a Giampaolo Pioli, che intanto ringraziamo. Arrivederci Giampaolo. Arrivederci a voi. E per i nostri ascoltatori appuntamento alle prossimi momenti dedicati alle elezioni americane.